Buongiorno, sono Massimo, la vostra guida per Bucarest, e vi presento in questi video i food tipici rumeni, anzi i set food tipici rumeni e i dolci tipici. Oh, ma che succede? Ah, adesso ricordo, mentre aspettavo il mio amico Mihai che mi accompagnerà in questa avventura culinaria, è arrivata una guardia e mi ha attenzionato di non coricarmi sulla fontana per fare questa ripresa d'inizio del video. E adesso, come vedete, io e Mihai vi salutiamo e iniziamo questa avventura culinaria. Signor Urecchie va a prendere una bella scoverge. Allora, io ho preso scoverga con formaggio panna e questa cosina verde e il marar sarebbe l'aneto. Guardate qua, ora vediamo che ha preso Mihai. Mihai ha preso senza aneto ma con l'aglio, tipico rumeno. Mihai, assaggia questa scoverga e dammi un parere. Vai. Formaggio, aglio e panna. Sì, ma sti rumeni gli piace tanto l'aglio contro Dracula forse. E io buono, molto buono, vedete, è una frittella piatta di pasta calda fuori, fresca dentro perché c'è formaggio. A voi c'è questa combinazione scoperta, ma non so cosa dice. Esiste? No. A voi italiani? A noi italiani non esiste. Credo che equivalente piadina. Quello non si chiama scoperta, quello si chiama equivalente di focaccia a voi, ma non so come si dice il nome. Non mi ricordo, lo so ma non mi ricordo. Si chiama, aspetta. Vieni, vieni. Si chiama... quindi capo. Ah, così. Non credo. Sto inventando, Mihai. Sentiamo. Vedi la tua di birra così viene. Possiamo leggere. Domandiamo dentro. Allora, dopo aver mangiato la prima, che adesso vuole andare a prendere la seconda, dacci un parere su questo scoverge. Caro ragazzi, come si dice? Corretto? Scoverga. C'è un prodotto tradizionale romeno, viene da, credo che da Bucovina o Maramureș. L'area ci sono daci liberi, come ha detto prima. È molto buono perché ci senti il flavore di tradizionale romeno, ma io preferisco usturo in speciale. Con l'aglio, aglio. Per me aglio è divino, e senza aglio non esiste scoverga. Scoverga deve essere con aglio. Con aglio, contro i vampiri? Sì, contro i vampiri, sì. Ah. I Vlazepi, i Zampizi, i Palieri, questi ragazzi. Vampiri energetici pure? Aglio è anche buono contro i vampiri energetici, perché sono questo è tutto, vampiri energetici. Li ammazzi. Ma grazie, la birra era buona? Bucur, il ciobano che ha dato il nome di questa città, București. Ciobano che vuol dire? Ciobano si dice pastorale. Pastore. Bucur, il nome tradizionale birra che la consigli? È buona? Sì, raccomando. Questa con scoverga, perfetto. Ciao ragazzi, oggi andiamo per mangiare amandina. E savarina anche? Amandina e savarina, il più buono per il tutto. Dolci. Dolci da Bucur. Andiamo.
oggi proveremo questi due dolci tipici rumeni. Questo si chiama Savarina e questa Amandina. E lui è... Ciao ragazzi, Michele. Che ci racconti su questi due bei dolci? Questi sono dolci. Due dolci tradizionali, ma non possiamo dire che storici. Sono tra la nostra periodo comunista, Ceausescu, perché anche in questa periodo comunista la nostra confetteria, la pasticceria, stivigeria, come si dice, era molto buona. Pasticceria. E questi due sono troppo popolari da quella periodo. Amandina, fatto con cacao e latte di cacao e crema di cacao. E Savarina. Un bibat con rum. Con essenza di rum. Esatto. E questo è Savarina, che è fatto. In francese Savarin. Probabilmente. In italiano babà. Ma è differente francese italiano. Esiste anche italiano. Una cosa simile, napoletana. Napoletana. Quello che mi dice mi è che tra differente italiano e francese non è latino. Perché se era parola latino, sì, era uguale. È una parola forse francese, diciamo, viene dai francesi. Francese, gallico, celtico. Con pana. Pana e con come si dice, un cerco di gem. Gem, dolcezza, non lo so come si dice. Marmellata. Un po' di marmellata di frutti podori. Frutti di bosco. Ma questa se l'ha inventata, penso che sia una specie di albicocca, qualcosa del genere. Adesso assaggiamo e vedremo. Non possiamo mangiare questo meraviglioso dolce senza un espresso dolce. Ah, buon appetito ragazzi. Grazie. Venite e provate questi dolci tipici buonissimi. È fatto molto bene perché la crema è fatta con burro, non con margarina. Come si dice margarina? Margarina, sì. Ma è bello sciroppato? Sciroppato, bello sciroppato. Vi raccomandiamo questo posto, è il migliore di città. La crema perfetta. Perfetta. Buono. E anche il babà è abbastanza buono. Dovrebbe essere un po' più sciroppato, ma va bene. Babà, scusate, la Savarina. Con questa immagine concludiamo il nostro video, spero vi sia piaciuto. Troverete in descrizione informazioni riguardanti i posti dove trovare questi dolci e food tipici rumeni. A questo video seguiranno altri video con questo tema. Condividete il video se vi è piaciuto. Un saluto e alla prossima!